Buongiorno, bentrovati in questo nuovo video. Oggi sono con un ospite speciale che non si vuole fare riprendere perché è un po' timida. Però puoi salutare. E che devo dire? Ciao. Ciao. Esatto, è bellissimo. Stiamo provando a ordinare da McDonald's. Mia mamma, che è l'ospite speciale, leggerà i menu di McDonald's perché abbiamo un po' di difficoltà. Vai sul sito di McDonald's. Come si scrive? MC MC poi? Spazio. Ah, faccia, me la dai. Provare. Tu cosa vuoi? Boh, io qua non ci capisco niente. Grande Big Mac menu che è? Grande Mac menu. E poi Gran McChicken. Sì, McChicken. My Selection BBQ. My Selection, praticamente quella è una serie che ha prodotto uno chef importante. Ma siamo in Italia? No, perché dove hai mai portato? In America. Ah. Poi My Selection Chicken Menu, My Selection Smoky. Che fumo. Ognuno di quelli sono stati selezionati da uno chef. Ah, chicken e col pollo. Crispy. Crispy è qualcosa di fragrante in inglese. Quando è crispy significa che c'è la pancetta, che c'è qualcosa che lo rende fragrante. Mm. Ma poi c'è Crispy McBacon. Big Mac menu. Sì. Double. Double. Doppio. Ah. Cheeseburger menu. Cheeseburger. Madonna bella. O cheeseburger, dipende da lei. Poi c'è chicken. Chicken. Bacon e GG menu. Il bacon è allora, bacon sono la pancetta. Ah. Egg sono le uova. Filetto o fish menu, questo lo capisco, pesce. Ok. Metti wrap, caesar, che se meno formaggio. Non lo so neanche. Formaggio. Sì, però wrap non lo so neanche. Senti, voglio solo l'insalata, basta. Mi danno fastidio questi nomi. Poi McDonald's. Praticamente McDonald's è il McDonald's, è il nome del fondatore. Mm. E poi McDonald's significa di McDonald's. Va bene. Il ristorante è di McDonald's. Solo per questa volta insalata e acqua. Quindi lo scopo di questo video, ragazzi, oltre a farvi divertire, era quello di sensibilizzare un po' verso l'uso dell'italiano, perché per quanto direi McDonald's sia americano, noi siamo in Italia e non tutti conosciamo bene l'inglese. Quindi io e l'ospite speciale vi salutiamo. Ciao.